speaker emozionale, mental coach e trainer aziendale. In realtà il suo percorso parte da Ferrara, fino ad arrivare in Ferrari. Chi è Luigi Mazzola? Eccoci, buongiorno! E allora quale onore, chiediamolo a lui. Oggi il nostro ospite alla Coach in Parade, Luigi Mazzola. Ciao Luigi, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti chi ci segue. Ciao Luigi. Breve cenno. Ciao Luigi. Oggi sei su concessione del nostro presidente, del nostro boss Luca Paoli. C'è l'esordio in diretta anche per Franco. Ciao Franco, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno a tutti. Ringrazio Giuseppe per la presentazione, ringrazio Luca Paoli per avermi lasciato il suo posto, il suo regno, la Coach in Parade. E mi fa piacere che ci sia con noi un onore per essere con noi Luigi Mazzola, che lo ringrazio. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Bene, vai Luigi, siamo curiosi, siamo tutti molto curiosi. Allora, ci racconti un po'. Ti racconto un po' questo movimento da ingegnere meccanico, perché io sono ingegnere meccanico specializzato nell'autoveicolo al Politecnico di Torino, quindi diciamo da ingegnere viene fatto capo molto presto e non ha gli skill di un buon manager, ma molto direttivo essendo tecnico. E allora ho cominciato a informarmi, a studiare, sono tornato a scuola, però ho tornato a scuola di soft skill, non di hard skill, non di hard skill ormai ce li avevo da quel punto di vista lì e si andava avanti. Soft skill, ovvero tutto ciò che serviva per relazionarmi, per motivare, per gestire, no? E via. E lavorare in gruppo. E quindi quando mi hanno cominciato a, diciamo, quando mi hanno detto passi dal fare al far fare, lì ho avuto un po' di problemi. E allora ho cominciato ad acquisire skill, sono diventato executive coach molto presto, quindi sono oltre 20 anni che sono executive coach. Quindi quando ero in Ferrari anche ho cominciato ad acquisire skill sulla comunicazione, skill sull'intelligenza emotiva, skill sull'accesso all'inconscio e sulla spiritualità. Quindi piano piano mi sono cominciato a muovere da quello che è il mondo tecnico a un mondo prettamente, diciamo, non tecnico. Poi ho messo insieme questi aspetti e mi hanno dato la possibilità di essere sempre più, diciamo, efficace nelle mie azioni in azienda, ma poi mi ha permesso anche di vedere e di capire i comportamenti e di condividere i comportamenti e farli miei anche praticamente di molte persone eccellenti con cui avevo a che fare, dai piloti, dai manager, no? Quindi persone con cui ho avuto la possibilità di lavorare gomito a gomito, e quindi ho cominciato a individuare un po' di aree che potessero un po' essere replicate, insegnate in qualche modo, tra virgolette, e anche a persone esterne. E quindi a un certo momento ho preso quell'altra strada, sulla base di tutto quello che ho fatto nel mondo della Formula 1, delle persone con cui ho conosciuto, fortuna micidiale, quella di riuscire a trasferire concetti che sono molto, diciamo, molto precisi nell'ambito della performance, essendo Ferrari un'azienda che compete nel mondo dello sport, tecnologica, azienda tecnologica che compete nel mondo dello sport, diciamo che riassume il massimo di quello che tu puoi effettivamente provare e sperimentare. Tanto è vero da tecnico ingegnere, come nasci tu, entrando poi appunto nel mondo Ferrari, cosa ti porta a questa trasformazione, a questo cambiamento e a arrivare sicuramente a fare un lavoro prima su te stesso, vieni a conoscenza di nuovi strumenti, nuove tecniche che fai prima tue e poi trasferisci verso gli altri. Cosa ti ha portato a questo? Allora, io ho sempre vissuto
con un pallino nella mia testa, che è quello della performance, della prestazione. Io ho cercato in tutti i modi, la misuro anche la prestazione e cerco in qualche modo di trovare perché, cosa c'è dietro. E cosa c'è che mi ha portato è chiaramente vedere questi piloti, che questi piloti che hanno questa caratteristica, che vanno al limite, certe volte anche oltre il limite, e non hanno paura, quindi rischiano la vita e non hanno paura, ma rischiano la vita, lo sanno che possono morire, e anzi vivono la gioia, se non addirittura l'amore in macchina. E quindi ho detto: perché te? Che cavolo, cioè, perché? Cos'è che ti muove? E allora questo mi ha diciamo sempre interessato. È chiaro che allora a quel punto tu esci da quello che è la razionalità del mondo ingegneristico, no? Del pensiero, della priorità, del data mining, tutto questo, ed entri in un altro mondo che si chiama spiritualità. Questa spiritualità ti comincia a far capire effettivamente di che pasto siamo fatti. Tanto è vero che io ho messo in piedi questo concetto dell'infinitempo e delle persone infinito punto zero, che contrasta in qualche modo il mondo della tecnologia dell'industria 4.0. Faccio vedere l'importanza della persona, che non è solo competenza, perché veramente fatto qualche immagine, non è solo competenza, ma figurati, ma è anche qualcosa di più che noi abbiamo e che mai le macchine potranno avere. E quindi ecco, mi entusiasmava e mi affascinava questa situazione. E quindi ho cercato di esplorare in tutti i modi, ma facendo anche cose diciamo che vanno oltre a quello che normalmente una persona anche aziendale fa, per cercare di capire effettivamente come si fa o come riescono a fare, perché questi piloti quando sono in macchina vivono di intuizione, non sanno quello che gli succederà nella prossima curva, eppure riescono a essere al limite pur non sapendo. Allora come fa? No? Cioè, perché c'è tutto questo? E allora questo mi ha aperto il modo per poter, sia dialogando con loro e cercando di capire, che però alla fine ti dico non so come faccio, lo faccio bene, mi fa piacere, però ecco, cerco di arrivare. Quindi ho lavorato spesso e anche molto su questi aspetti, e allora ho visto che con loro si è fatto un dialogo straordinario, cioè loro si avvicinavano perché capivano che parlavi il loro linguaggio. Allora ho detto: vabbè, cerchiamo di dargli un modello a questo, dargli una strada, un percorso, in modo tale che lo possa trasferire anche a altre persone. È chiaro che questo nell'executive coaching lo applico e lo insegno in maniera abbastanza, diciamo, profonda, e nello stesso tempo anche dei corsi che faccio di formazione. Quindi ecco, mi ha spinto questo. E infatti la gente ti dice: sei quasi una mosca bianca, perché di solito un tecnico rimane un tecnico, cioè non va oltre. E quindi invece tu se uno sente il mio speech, dice: questo non è un ingegnere, questo è un filosofo, no? Cioè, però se voi pensate anche a Macchione, questo visionario, no? Che è riuscito a fare cose straordinarie, ha lavorato in filosofia, ha lavorato in giurisprudenza, è chiaramente esperto, esatto, in economia. Ecco, questa è la capacità di sapersi mettere in gioco e cambiare, quindi è proprio questo, cioè, apprendere, certo, e variare proprio, quindi certo. Complimenti. Franco, volevi fare qualche domanda? Io mi volevo allacciare al discorso della performance. Hai parlato di performance, proprio quali tecniche, e se potevano aiutare le tecniche come la visualizzazione o il dialogo interno, appunto per migliorare il focus e la concentrazione per gara. Quindi se hai da darci anche qualche aneddoto di qualche tuo pilota, diciamo, perché ormai immagino tu li senti anche tu. Ma allora, io ho avuto la possibilità di lavorare con Post, conoscevo Senna e ho avuto la possibilità di lavorare con Michael. Poi ho fatto anche il coach di Djokovic, no? Per un certo periodo, quindi nel suo periodo, diciamo, buio. E ho avuto la possibilità di lavorare con Ross, e
Ross Brown, il mio direttore tecnico. Allora, nell'ambito della performance, diversi elementi intervengono. Allora, intanto è una performance tua personale, quindi devi accrescere quello che è la tua, quella che si chiama motivazione intrinseca, e anche la tua visione degli obiettivi che vuoi raggiungere. Quindi questo deve essere chiaro, l'energia che ti serve e anche chiaro dove vuoi arrivare. Questo è un puro lavoro sui valori, e questo l'ho fatto per esempio io personalmente su me stesso, ma l'ho fatto fare anche per esempio anche da coach. Quindi lavorare sui propri valori, no? Per cercare, perché alla radice di qualsiasi cosa che noi facciamo ci sono i nostri lavori, i nostri valori. I valori definiscono le nostre capacità, i nostri comportamenti e via andare. E la consapevolezza di ciò che faccio per soddisfare ciò che sono si chiama motivazione. La consapevolezza di ciò che farò sulla base di ciò che ho fatto per soddisfare ciò che sono si chiama passione. Ecco, intanto questa è la prima base personale per cercare di avere, per raggiungere una certa cosa. Dopodiché non sei tu solo, ma sei tu insieme agli altri, perché è chiaro che noi viviamo in un mondo dove siamo insieme agli altri. Beh, allora bisogna saper comunicare. E sapete benissimo che comunicare non è così facile, perché noi stessi abbiamo già un problema, perché il nostro percepito è differente dal nostro enunciato. E quindi già noi stessi siamo un problema. Se poi ci mettiamo una terza, una seconda persona, una terza persona, figuriamoci dove andiamo a finire. Quindi dobbiamo saper comunicare. Poi dobbiamo sapere utilizzare le emozioni. Questo è un altro aspetto. Allora, l'efficacia della performance di una persona sta al 55% nell'utilizzo delle emozioni, al 45% nell'utilizzo della sua sapienza. Conta di più come e cosa. Quindi, l'utilizzo delle emozioni, che sono informazione gratis, che il nostro corpo ci dà attraverso, meglio, il nostro cervello ci dà attraverso il nostro corpo, ci permettono di avere ancora più, no, informazioni per poter essere messi insieme ai pensieri, per poter. Quindi anche l'utilizzo delle emozioni, che è un qualche cosa di, diciamo, proprio, deve essere in qualche modo conosciuto, consapevole e sviluppato. Poi siamo insieme ad altri, quindi tutta un'attività di coinvolgimento. Mi collego a quello che stai dicendo ora, Luigi. Considerando questo anno molto difficile, ancora nel pieno caos, come l'hai vissuto tu questa chiusura? Qual è stato il tuo primo pensiero quando a marzo è stato detto ora si chiude tutto? Cosa hai imparato e cosa puoi riportarci tu dall'esperienza del lockdown? Ma per la terza volta mi sono messo lì e ho cominciato a pensare come potevo far fronte. Io sono un ottimista, ovvero una persona che cerca sempre soluzioni alternative di natura. Ok, cioè, questo per me è sempre stato una mia caratteristica. E quindi io accetto il cambiamento, non ho problemi, mi accetto e adatto. E quindi mi sono totalmente adattato. Quindi noi, di fronte a un cambiamento di quel genere che mette a repentaglio, no, alcuni aspetti, il lavoro, quello che è il rapporto sociale, quello che c'è dietro a questa situazione che si è creato, noi abbiamo due strade. La prima è quella, giustamente, col semaforo verde, è quella di accettare e adattarsi e trovare soluzioni. La seconda è quella di reagire contro, essere reazionari, quindi introdurre diciamo una lotta. E però questo ti porta alla paura, al panico e al fallimento. Quindi, allora, uno accetta e non posso farci niente, non è che posso cambiare il mondo, no, non ce la faccio, e devo adattarmi. Quindi ho cominciato ad adattarmi, quindi ho cambiato mestiere, molto semplice. Quindi ho cambiato il modo di fare il mio mestiere, ma non solo, ma ho cambiato pure il mestiere. Quindi ho attivato altre attività, quindi altre cose che mi permettono di fare, di guadagnare o di avere un'attività in piedi senza la mia presenza. Come se io fossi a casa. Cioè, come se io... quello che facciamo noi, in sostanza. E quindi in questi momenti mi piace proprio dare suggerimento, quello di andare a lavorare, e questo ci deve, questa chiusura forzata non ci deve far piangere addosso
Chiaramente tutti abbiamo delle difficoltà, soprattutto economiche, quando non c'è sviluppo delle attività. Ma questo ci deve portare comunque a lavorare per un futuro prossimo e quindi farci trovare pronti. Dobbiamo trovarla noi la soluzione. Allora, chi ti aiuta in questo è l'intelligenza emotiva. C'è una voce dell'intelligenza emotiva che si chiama navigare le emozioni. Ok? Che vi spiego, vi dico. È questo il core della situazione. Navigare l'emozione vuol dire prova a immaginare una barca a vela che naviga. Ok? La barca a vela può andare al punto che si prefigge, no? L'isola che sta là davanti vuole andare là, sia che il vento tira in quella direzione che il vento tira in contrario. Okay? Se il vento tira in quella direzione, lo utilizza in pieno e arriva là. Se invece il vento tira contro, riesce ad andare di bolina, fa tutta una traiettoria tutta particolare, però c'ha questa magia che converte il vento, perché comunque arriva là. E come fa a arrivare là pure che il vento tira di là? Ecco, questo è navigare. Allora, noi come esseri umani siamo la stessa cosa, siamo navigatori di emozioni. Quindi quando abbiamo un'emozione positiva, utilizziamola. Via. Quando abbiamo un'emozione negativa, che potrebbe essere delusione, frustrazione, rabbia, quello che è sempre energia che ci arriva. Okay? Non è che non sia energia, l'energia costa. Okay? Prendo, però cosa faccio? Gli vado contro? No, la utilizzo. Non la reprimo e né la utilizzo con impulsività, la utilizzo. Cosa vuol dire? La prendo e la converto, come fa la barca a vela, la devo convertire in positività, quindi ho più energia per poter reagire a una situazione, ovvero adattarmi a quello che dopo l'accettazione di quello che è il mondo esterno. Perché vedete, molte persone parlano di zona di comfort, no? Ma c'è un concetto totalmente sbagliato di zona di comfort. La zona di comfort esiste ed è tale nel momento che l'esterno non cambia. Perché se l'esterno cambia, quella zona di comfort diventa di non comfort, è ovvio. Quindi condizione necessaria e sufficiente perché esista una zona di comfort e che l'esterno non cambi. E chi può dire a me che l'esterno non cambia? L'esterno potrebbe cambiare, non è sotto mia dipendenza. E allora che cosa vuol dire? Che la vera zona di comfort è un'altra, è il cambiamento. E allora uno deve essere predisposto a... In qualsiasi situazione, qualsiasi cosa può capitare, tale per cui uno che va all'ufficio e c'ha un appuntamento con quello che è un cliente o una riunione e c'ha il blocco perché c'è un incidente ed è fermo in strada, che fa? Comincia a sparare tutto, che fa? Vola, c'è dove? No, niente, aspetti e ti adatti e quindi ti organizzi. È una negatività che ti porta a... Magari vai a scoprire che è stata meglio così piuttosto che... No. Cioè, Parlando di emozioni, sì. Oggi mi sento, allora innanzitutto ringraziamo nuovamente, la tua presenza è stato un regalo per noi. Ma dai, no. Ti piacciono, Luigi, ti piacciono le sorprese? Certo, sempre. Mi sento un po' Barbara D'Urso, un po' Raffaella Carrà. Ok. Oggi vogliamo regalarti noi. Sì, manca la parrucca bionda, Giuseppe. Vabbè, dai, me la immagino. Oggi vogliamo farti un regalo noi, sì, alla tua presenza. Quindi invito ad entrare. Beh, grazie a voi, il regalo l'avete fatto a me, a poter rincontrare il mio capo di tanti anni fa. Luigi, forse non mi riconosci perché ho tanti chili in più, ma io ero Cicci, squadra prove... Porca miseria, sì. Adesso ti riconosco perché inizialmente dico: complimenti, innanzitutto, hai detto cose meravigliose. Io ti seguo, sono fra i tuoi seguaci, per cui grazie. Hai fatto veramente qualcosa di meraviglioso e che io condivido al 100%. Loro forse mi hanno invitato perché lo sanno. Perché ritengo che quello che tu hai detto sia il futuro e onestamente dal percorso da meccanico alle tue dipendenze, poi manager e imprenditore, il risultato è stato che se non si lavora sugli uomini è tutto molto molto parziale, quindi il vero setup va fatto nell'anima, nella squadra e nel tirar fuori il meglio da tutti, casomai con le regole meccaniche della Formula 1, no? Con la leggerezza, l'efficienza, la velocità, però quello che hai detto è veramente sacrosanto. E scusami, mi permetto
da persona invitata, di dire che Luigi è stata una grandissima scuola, perché la rapidità decisionale che aveva, la direttività che aveva e la capacità di mantenerci in squadra in un momento, vi ricordo il 92, le sospensioni attive, insomma abbiamo fatto avventure, Luigi, abbastanza intense, aveva la capacità di essere direttivo, di essere scientifico, professionale, ma la squadra era unitissima, ancora oggi con Moreno, con Casadei, ci messaggiamo in continuazione, e devo dire è stato un tuo valore, un po' una scuola Ferrari, ma onestamente è stato un tuo grande valore. Quindi ti ringrazio, grazie e complimenti. Ti mando una cesta di Natale, cioè, cosa devo fare? Ti manderò io una bottiglia di Chianti e un po' di olio. Ciao, volentieri, grande, magari ce la beviamo insieme. Molto volentieri, guarda, molto volentieri. Mi permetto di dire che tutto questo è bello di One End. Invito quindi a seguirci sulle nostre pagine di One End, iscriversi nel gruppo One End You per rimanere attivi e poter anche interagire. Che quello che stiamo dando oggi, che è una fantastica performance quella che stiamo facendo con due personaggi del vostro calibro, questo noi lo diamo sempre e lo diamo anche nei contenuti dei nostri profili. Quindi invito veramente a seguire e a seguirci e a interagire con noi. Quindi sì, anche perché sono rubriche importanti e molto sia divertenti ma che danno degli spunti importanti, sì. Franco, scusa, si sente male? Si sente mi sentite ora? Vai. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Bene, dicevo sì, di seguire la pagina, perché durante la settimana facciamo delle rubriche importanti sulla pagina e sul gruppo di One End di Facebook, che danno degli spunti, sia delle pilloline di coaching che fanno veramente, veramente bene. Sì. E poi questa piacevole sorpresa di Cristiano Paolini è stata molto, molto bella. Ci ha raccontato uno spezzone di vita insieme. La persona che è Luigi, Cristiano, Luigi, vivevamo più insieme tra di noi che con le nostre famiglie. Quindi... Assolutamente. Ti ricordi, Luigi, le notti insonni? Le notti insonni. Esatto, soprattutto arrivavi che dopo giorni di test, no? Dove magari hai dormito 2 ore o 3 ore come media per notte. La gente si stanca, però tu su quella macchina c'hai un pilota e quindi non puoi sbagliare, no, nel montare la macchina, perché rischi di fargli del male. E quindi ci deve essere qualcuno che sproni, qualcuno che mantenga alta la motivazione. Io mi ricordo... Dalla tua esperienza alla guida di un team, dacci proprio un suggerimento, a come si possa migliorare il rapporto di squadra. Il gioco di squadra lo si migliora prima di tutto considerando il fatto che nessuno dei componenti della squadra vince se non ha vinto l'azienda o la squadra in sé. Cioè, uno degli step che abbiamo fatto negli anni 2000, no? Quando arrivò nel 97 Ross, fu proprio quello. Cioè il fatto che lui ci fece capire, fece vedere, che quello che contava è la macchina. Se la macchina vinceva, avremmo vinto tutti. Ma la macchina era un insieme di tanti pezzi, ok? Prodotti, pesati, progettati, prodotti da diversi dipartimenti, ok? Dal motore, dal cambio, dal telaio, dall'aerodinamica, quello che è, l'elettronica, no? E mettevi tutti insieme. Ma nel momento che tu li metti tutti insieme, sono imbullonati insieme. Al semaforo verde... parte la macchina, non è che parte il cambio che va da una parte, parte la macchina intera. Se vince la macchina, l'ho vinto tu. Anche se tu c'hai il motore migliore, faccio l'esempio, ma la macchina non vince, hai perso. Allora cosa ti succede? Succede che tu non devi guardare il tuo motore, tu devi guardare la macchina, dove va il tuo motore. E quindi vuol dire che chi partecipa alla macchina è tanto importante quanto te. Anzi, magari ti devi mettere in gioco per far vincere gli altri.
che sono gli altri componenti, e allora tu vinci quando vincono gli altri. Allora lo spirito di squadra è proprio questo, la capacità di vedere il prodotto finale che vince, quindi nell'ambito del business è l'azienda, dopodiché c'è il dipartimento di marketing, commerciale, di progettazione, amministrazione e controllo, quello che vuoi, ma non vince singolarmente ciascuno, vince l'azienda. Ha vinto l'azienda, quindi vincono tutti. Allora dobbiamo competere tra di noi, meglio, cooperare tra di noi per competere contro l'esterno. Quindi il gioco di squadra è un atto di cooperazione tra i tuoi elementi in modo tale da competere con i competitor esterni. Questo è il primo. Il secondo, devono dialogare. Dialogare non solo attraverso la comunicazione verbale, ma anche attraverso le emozioni. Perché quello è fondamentale, quello è quello che ti lega. E è la sensibilità sociale che ti lega. E quindi anche nello studio di Thomas Malone sulla collective intelligence, sull'intelligenza collettiva, lo mette nel secondo punto. È la sensibilità sociale delle persone che fanno parte del gruppo. Quindi è l'utilizzo delle emozioni. Poi c'è la capacità di ascolto e di stima e di fiducia di uno rispetto all'altro. Quindi tutti comandano, tutti hanno potere di parlare, tutti hanno la necessità di dire la propria. Perché? Perché il team, la squadra, è formata da diversità e ogni diversità ha la sua importanza. Okay? Quindi la diversità è un aspetto positivo. Quindi vedi, tutto questo aspetto qua fa sì che poi da N persone se ne fa una che ha un'intelligenza, diciamo, collettiva maggiore della maggiore del singolo componente. Allora hai fatto il gioco di squadra. Quanto è importante lavorare nel qui ed ora per una programmazione futura? Scusami, non ho sentito. Vedendo i risultati che sta ottenendo oggi la Ferrari, sì, in questi ultimi anni, mi domando, può essere che non venga fatta una strategia corretta lavorando appunto nel qui ed ora per programmare un futuro, ma stanno vivacchiando e i risultati sono quelli che stanno ottenendo sul passato? Ma sai, bisognerebbe conoscere bene la situazione interna, che io non conosco, 10 anni fuori. I risultati sono tali per cui parlano e praticamente evidentemente non c'è una situazione che possa garantire una prestazione di vettura. Da che dipende? Dipende dalle persone, la competenza tecnica, dipende dalle persone che non dialogano, dipende da non c'è motivazione a vincere, dipende, che ne so, cioè, una mentalità vincente è difficile da dire questo aspetto. Io ho avuto la fortuna di viverle tutte e due, una situazione dove non si è mai vinto una massa, quindi è una situazione dove si è vinto tutto. Ecco, questo è un altro aspetto che ho avuto la fortuna. La mia curiosità è sempre stata elevata e ho cercato sempre di capire perché, dove e come mai succedeva. E allora ho visto le differenze ed è questo quello che cerco di portare poi all'azienda. Quello che c'è adesso lo conosco, Giuseppe, quindi faccio fatica a darti una risposta precisa. Okay. Quindi ti volevo fare io una domanda, se certo. Possibile. Io mi ricordo benissimo dei momenti in cui non si vinceva, no? Io sono andato via l'anno prima che poi voi avete cominciato a vincere e sostanzialmente la squadra era la stessa. Però quello che ricordo è che non abbiamo mai avuto un momento in cui pensavamo che la Ferrari non tornasse a vincere, no? Per cui anche in momenti bui del 92, del 93, comunque la squadra, quell'intelligenza collettiva stava lavorando per vincere anche quando la situazione era drammatica, no? Per cui ti voglio chiedere, qual è stato il segreto che ha permesso di rimanere così focalizzati anche in un momento così nero, no? Come abbiamo vissuto, che però poi non ha fatto perdere la continuità per arrivare alla vittoria 3, 4, 5 anni dopo. Io, diciamo, l'ho vissuto sulla pelle, ma non l'ho vissuto da un punto di vista strategico, cioè mi sono trovato, no, in quella situazione motivazionale. Allora, quello che c'era prima rispetto a quello che c'era dopo, la motivazione delle persone era totale, sempre, non mancava. La mentalità di voler vincere da parte dei singoli non mancava. Gente tutta appassionata, gente che ci metteva l'anima nelle sue cose. Ora, non basta nel senso che bisogna togliere i cancelli dell'ego.
bisogna togliere i cancelli del, meno male che c'è sto io, se non ci sono io qui non va avanti niente, il cancello della indispensabilità, no? Il cimitero è pieno di gente indispensabile, quindi bisogna togliere tutti questi, e questo è stato il grande lavoro che ha fatto il buon Rob Brown. Lui è riuscito a fare questo, è riuscito a togliere questo, quindi anche persone che non dialogavano fra di loro, tutte e due importanti, tutte e due diciamo motivate, tutte e due queste però andavano a limitare la performance poi generale di tutto, perché non c'era dialogo, perché ognuno guardava il suo ticello, ognuno guardava le sue cose, ognuno dava colpa all'altro. Ecco, la capacità di andare a trovare soluzioni piuttosto che darsi la colpa è stato l'altro fatto che abbiamo fatto. E se ti ricordi, oppure uno deve vedere quello che è successo, non è cambiato niente a livello di persone, se non due innesti, e dice, ma meno male, cioè Ross e Rory, chiaro, due innesti importanti, ma su 800 persone, 700 persone, certo, che eravamo all'epoca, quindi è chiaro che sono importanti, ma è la mentalità che è quella che ha cambiato, e questa gente e tutti noi abbiamo cominciato a sposarla quella, e quindi aspetta un attimo che tolgo via, e sono importante, però aspetta, vado a fare un test, parlo del mio caso, vado a fare un test, se decido io come fare i test, io ho capito, però aspetta, devo fare un test di elettronico, un test di meccanico, un test di aerodinamico, un test di gomme, aspetta un attimo che vado a prendere i vari responsabili, ci mettiamo con un tavolo e ditemi la vostra, come voi vorreste e come possiamo arrivare. Ecco, mentre magari prima era, aspetta che ci penso io, che mai sono esperto, no? Ecco, questo atteggiamento è cambiato. E allora le competenze chiaramente hanno potuto fiorire, come se tu accesi una luce. Ok? Certo. Fantastici sistemi per poter sviluppare, sì, anche le potenzialità di tutti. Dimmi, esatto. Franco, perché poi dobbiamo in un'azienda, fate la differenza in un'azienda vincente e in un'azienda non vincente. Mi sentite, Giuseppe? Sì, sì. Ma questo andrebbe importato nelle aziende normali, perché come diceva prima Luigi, le aziende normali sono lontane anni luce dalla Formula 1, ma dalla Formula 1 dovrebbero imparare tanto, perché c'è un'inefficienza relazionale, prima di tutto, nelle aziende, che porta veramente a essere dei carrozzoni fuori dal mondo. Fuori dal mondo. Vi dico questo, no? Vi dico questo. Quando io ho cominciato... Ecco. Ho cambiato totalmente il mio mestiere, carta bianca, e da ingegnere responsabile, quello che era in Ferrari, a fare il coach o formazione. Testimonial non era un problema, però queste formazioni e coach chiaramente cambiamento totale di mestiere. Quando sono entrato nel mondo del business, io sono rimasto veramente deluso. Non pensavo che fosse così indietro, e dico, ma questi qua, ma dove sono? Cioè, ma in che modo? Cioè, e ho trovato veramente un ambiente dove, no, qui c'è un mondo. E allora da lì ho capito quanto lo sport possa insegnare al mondo del business, e specialmente il mio fortunato, anche quello di Cristiano fortunato, che è un mondo tecnologico nello sport, e quindi c'hai l'insieme, perché poi erano 1000 persone poi alla fine, negli anni 2000, quindi non era un'azienda di 50 persone. Quindi questo è quello che poi, no? Quando ho approcciato anche Djokovic e ho lavorato sulla sua squadra, stavo parlando del numero uno, non era il numero uno all'epoca, perché aveva perso, parliamo di un infatti, era perso un po' per strada, adesso di nuovo è tornato il numero uno, ma sto parlando del numero uno, beh, è talmente indietro rispetto a quello che era la Formula 1 come approccio al lavoro, che però era sempre migliore di quello delle aziende. Allora dico, qui c'è da fare. L'azienda, l'azienda ha questo limite, no? Che è interessante, quando io parlo alle convention a fine anno, alle loro convention dove parla l'amministratore delegato, no? E quindi dice, ragazzi, avete fatto un gran lavoro, ottimo, complimenti a voi e alle vostre famiglie, però per quest'anno dobbiamo fare qualcosa in più, no? Questa è tipico la situazione, quel plus in più, 2%, 5%, 10%, quello è, perché ce l'abbiamo le capacità, no? E comincia a motivare. Poi tocca a me, parlo io, e io dico, oh, voi siete fortunati, gli ho detto, ammazza, va detto di fare solo il 5% in più. Quindi mi guardano, Dio mio, è facile, ma ti ha detto il 5%? Attenzione, ma tu fai il 5% rispetto a te stesso? Quindi è una lotta contro te stesso, quindi conosci benissimo quello che hai fatto. Devi solamente andare a ottimizzare quello che magari dovrai andare a prendere nuovi mercati. Quello che è, lo so che non è facile, ma è una battaglia con te stesso.
Adesso io ti dico questo. Allora, siamo nel mondo della Formula 1. Ho finito come responsabile e coordinatore della performance. Se avessi preso tutto il mio gruppo e avessi detto, ragazzi, ci mancano 3 decimi. Con 3-4 decimi noi vinciamo il mondiale. Dai, siamo a novembre, siamo a ottobre, novembre, diamoci dentro che a marzo dobbiamo fare quello. Perfetto. Allora, tutti lavorano, vanno tutti, andiamo al primo Gran Premio, effettivamente siamo 3-4 decimi meglio rispetto all'anno precedente. Però c'è uno che ci batte. E siamo secondi, che come diceva il buon Enzo Ferrari, è il primo dei partiti. Perfetto, allora sei secondo. Ma come? Io ho raggiunto il mio target, ho migliorato la mia macchina di 4 decimi. Questo è il mondo dello sport, tu sai quello che fanno gli altri, perché tu lì sei immediatamente, sei in quel momento, con quel, in quel spazio, in quel tempo con i tuoi competitor, e lì vince chi va più forte. E io che ne so quello che fanno gli altri, quindi io ho solo un modo per cercare di vincere, dare il massimo. E non danno un limite. Se io mi do un limite, sono finito. E allora vedete, voi business lavorate nel limite. Noi nello sport lavoriamo nel non limite. Il non limite è infinito. Voi lavorate nel finito. Noi lavoriamo nell'infinito. Capite che bella differenza? Per lavorare nell'infinito, ragazzi, chi comanda sono le persone umane. Sono gli uomini. Perché solo gli uomini, solo le persone sono nell'infinito. Le macchine sono nel finito. Perché è un'espressione della conoscenza che hai fino a quel momento. E quindi un conosciuto del tuo passato. È quello che conosci, finito. No, ma l'infinito no, il finito è spiritualità pura. Noi siamo formati da... Noi abbiamo qua dentro un cervello che fa infinite operazioni al secondo, ok? Che è il mondo inconscio. E allora per vincere tu devi utilizzare l'inconscio. Non puoi essere solo conscio. Meglio, devi essere conscio e inconscio. Bene, se io vado a dire questo in azienda, che ci sto, cioè, lo sto facendo, ci sto riuscendo... No, aspetta, l'azienda è competenza, è certo, non lo metto in dubbio, ma tu devi vedere qualcos'altro che tu non sai, tu devi fare un limite, tu devi fare un non limite, e quindi no, da lì si parte. Chiudiamo. Non si cambia mai il paradigma, si sta a migliorare minime percentuali di miglioramento, ma non si fa il salto quantico, no? Quindi io dico sempre, la creatività va applicata a dei protocolli, diciamo, ingegneristici da un certo punto di vista, ma la creatività fa parte di quella sfera mistica, no, e spirituale che diceva prima Luigi, e che le macchine non arriveranno mai, quindi condivido al 100%. È il contributo nostro, di ognuno di noi, degli esseri umani, quindi lavorare su noi stessi. Leggo una domanda di Luca e poi dobbiamo chiudere perché siamo già veramente fuori tempi ordinari. Allora, energia pura trasmessa in diretta in modo evoluto. Complimenti. Ah, grazie, un complimento a Luigi. Io non posso ringraziarvi veramente tutti, Luigi in primis, dalla partecipazione di Cristiano. Grazie a voi. Anche da Franco. Invito a seguirci sulla nostra pagina, a iscriversi nel nostro gruppo. Ricordo che noi saremo presenti Academy mercoledì con la nostra quarta lezione. E, ragazzi, seguiteci, iscrivetevi, fatevi accompagnare. Noi ci siamo. Come lo fa Luigi, come lo fa Cristiano, One End, io e tutti i colleghi. Quindi grazie ancora e buon proseguimento, buona giornata. A venerdì prossimo. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao Luigi, grazie, ciao.